Se non conoscete il mondo degli yacht, ma ne siete incuriositi, restate a guardare questo servizio, perché sto per presentarvi una barca che appartiene a una tipologia un po' particolare. È il Magellano 66, costruito da Azimut. Un grande cantiere e una grande barca, 20 metri. Azimut è leader mondiale e il Magellano è una gamma di navette considerata di riferimento. Chi sceglie un modern trawler come questo sa perfettamente che questo stile piacerà anche tra molti anni. Insomma, è uno yacht dal fascino intramontabile. Nella stessa serie ci sono anche i modelli da 43, 53 e 76 piedi. Osservate le murate, cioè i fianchi dello scafo, sono molto alti e fanno immaginare quanto possano proteggere il ponte dalle onde. A bordo ci si sposta tranquillamente, anche perché la falchetta è alta e oltre il capo di banda c'è ancora il mancorrente, anche a prua, così non c'è alcun problema se si perde l'equilibrio. A poppa il pozzetto è sicuro perché anche qui le murate sono alte. Il fly termina esattamente sulla verticale del divano e in questo modo copre tutta l'area conviviale. A poppa dell'alberotto c'è il solarium, da arredare un po' come si vuole, e verso prua la cucina con il grill, la zona pranzo, il prendisole e naturalmente la timoneria. Anche a prua c'è un salottino molto gradevole perché non visibile dalla banchina, e con questa le aree living esterne sono tre. All'inizio del servizio vi ho invitato a guardare questo yacht perché il suo grande scafo dà spazio a volumi interni superiori a quelli di molte altre barche di pari dimensioni. Entrando nel salone si ha la sensazione di essere in contatto con l'esterno e se la barca si trova in un paradiso naturale vale la pena di avere tutta questa superficie vetrata. Il grande sofà ad elle è fronteggiato da un altro divano. Nella zona living c'è un tavolo per 6 persone disposto per baglio. La cucina è situata verso prua, accanto alla timoneria, e per dividere la zona di lavoro da quella relax, come sui mega yacht, si può aggiungere una pannellatura di separazione. L'unico errore che non si deve commettere su queste barche, a meno che non vengano destinate al noleggio, è di ridurre le dimensioni della cabina armatoriale. Per coerenza con la filosofia di questa tipologia, la coppia armatoriale deve poter soggiornare a bordo al meglio. Ecco perché hanno disegnato una suite a tutto baglio, invasa dalla luce naturale e con notevole spazio di stivaglio. C'è un'ampia armadiatura interamente dedicata all'armatrice, un secondo armadio per lui, una cassettiera, la zona vanity e poi uno storage anche sotto il letto. Il bagno è ovviamente comodo e di gran classe. Se comprate il Magellano 66, non vorrete mica fare brutta figura con i vostri ospiti. Non dovete temere, guardate le dimensioni della cabina VIP. È una barca per lunghe crociere e i vani di stivaggio, anche per gli ospiti, sono molti e capienti. La terza cabina è una doppia, con armadio e bagno riservato. La quarta cabina ha letti sovrapposti e potrebbe essere destinata ai ragazzi. Azimut, però, la propone anche come office. Questa imbarcazione è diversa da tutte le altre, soprattutto in navigazione. Non pretende di correre veloce, ma di navigare sempre, bene, confortevolmente. E lo scafo è stato disegnato proprio per questo scopo. Ha un dritto verticale e fendente che serve per affrontare meglio le onde. Con queste linee d'acqua, la carena è più lunga dei tradizionali scafi con grandi slanci di prua. E se è più lunga, è più stabile e più efficiente. Oggi la mettiamo alla prova perché c'è un'onda lunga piuttosto alta. Ora, non dovete pensare che siccome va piano è lenta. No, perché è anche più veloce delle barche plananti e vi spiego perché. Se prendete una barca sportiva,
dovete spesso fermarvi a fare rifornimento o a far riposare il comandante, l'equipaggio, stufi di saltare sulle onde. Con questa invece non smettete mai di navigare. Così fate più miglia, raggiungete mete più lontane e vedete più posti. Non male, vero? Il Magellano 66 è lungo 20 metri e 15 centimetri e ha un dislocamento che varia da 37,5 a 44,5 tonnellate a seconda se completamente vuoto oppure a pieno carico. Adesso più o meno siamo in una situazione intermedia. Lo scafo è spinto dai motori Volvo Penta D13 da 800 cavalli ciascuno. La propulsione è in V-Drive con linea d'asse. In dislocamento i consumi sono molto bassi, ad esempio a 10 nodi stiamo consumando 40 litri ora, significa che per percorrere un miglio ci vogliono 4 litri di carburante, ma se avete pazienza e riducete un po' l'andatura, ad esempio ci portiamo a 8 nodi, bastano 20 litri per ora, cioè 2,5 litri per miglio, è un consumo basso per spostare circa 40 tonnellate sull'acqua. Ora, siccome il serbatoio di questo yacht ha una capacità di 4.500 litri, significa che a questa andatura potremo percorrere la bellezza di 1.800 miglia senza scalo, equivalenti al Giro d'Italia periplo delle maggiori isole compreso. Stiamo navigando davanti al porto di Varazze e più mi porto in alto mare e più il moto ondoso cresce, perché è un'onda lunga di mare morto che arriva da lontano e che ha molta forza, molto vigore. Questa carena esprime il meglio di sé in dislocamento e in planata? Beh, siccome abbiamo 1600 cavalli complessivi, diamo gas e usiamoli tutti. L'entrata in assetto è molto dolce, è progressiva e anche questo fa parte di quel comfort che ci fa stare bene anche qui sul fly, anche in una situazione di mare mosso. Con i motori a 1750 giri siamo a 16 nodi di velocità e questa è una ottima andatura di crociera. È chiaro, i consumi sono cresciuti, stiamo utilizzando circa 140 litri ora complessivi. Ora ci portiamo a 2000 giri, che può essere considerato il massimo regime di crociera per questi D13 di Volvo Penta, e la velocità sale 18,5, 18,8, 19 nodi. Una crociera così la si può considerare veloce. Per completare la prova bisogna spingerla al massimo, contro il vento, contro le onde, e vedere non solo che velocità raggiunge, ma anche qual è la sua stabilità. Il GPS segna 24 nodi. Non me l'aspettavo una velocità così alta da un'imbarcazione di questa tipologia. Il merito è della carena che Azimut ha battezzato Dual Mode, cioè con una doppia modalità di funzionamento. Sì, perché a seconda della velocità utilizza delle parti diverse dello scafo, si appoggia su sezioni differenti per ottimizzare la sua efficienza proprio a seconda dell'andatura. Sto ritornando sulla mia scia per attraversare le onde che ho appena provocato ed è morbidissima, è davvero fantastica. E poi quando con uno yacht così grande viri così rapidamente e l'angolo di sbandata è lieve, anzi minimo di pochissimi gradi, ti senti veramente a tuo agio anche dal ponte superiore. Allora, che ne pensate di questo yacht? Avete deciso cosa farete quando vincerete la lotteria? Sceglierete una barca veloce oppure una navetta lenta ma anche abbastanza veloce come questa? Beh, forse saranno altre le motivazioni che influenzeranno la vostra scelta, ma sono sicuro che penserete a questo Magellano 66 di Azimut.